Se siete abbastanza animali, mettete like con il dito del piede. Prova anche tu, amore. Hai metti like. Sbrin, bravo. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Anima e bentornati in questo nuovissimo video. Non sei solo Anima. C'è anche Sabrina. Col costume dei cinesi da 10 euro. Tranquilla, non sei l'unica con qualcosa di cinesi oggi. E bentornati in questo nuovissimo video. Siamo, aspettate che sto uscendo dalla cripta, in vacanza. Una vacanza che dura 2 giorni. Vi ho voluto portare con me perché siamo a Rimini, mare gigantesco, ma quello che faremo oggi, come avrete letto dal titolo, sarà quello di andare in piscina. Abbiamo anche la piscina in camera, che in realtà non è una piscina, però devi tipo correre nel corridoio a fianco al tetto e c'è tipo la piscina con l'idromassaggio. Amore, è importante! Sì, immagino. Oh, perfetto. Sono già sicuro che questo video sarà ignorantissimo, partendo dal mio outfit, che abbiamo una maglietta bianca, costume sempre rigorosamente quello delle paperelle. Non so perché, ma più volentieri vorrei andare in piscina con i calzini rispetto alle ciabatte Evertop comprate a 5 euro. Sarà veramente ignorante come cosa. Sono anche allungabili con le ciabatte. Allungabili? Sì, perché gli ho dato il tipo che mi serviva un 43 e gli ho detto che numero è questo. Sì, sarà un 43. Scendiamo giù che ci stanno aspettando, che l'estate abbia inizio. Ed eccoci arrivati in piscina. Non è enorme, ma ci siamo solo noi, quindi il top. Poi volevo farvi vedere qualcosa di veramente incredibile, che non avete mai visto, ma di una bellezza allucinante. Le mie gambe depilate, guardate che figata. Cioè, solo per voi vi mostro questa incredibile news. Guarda che pezzo di mangio, guarda che pezzo da 90, sì. Amore, ci sono i materassini. No, non si chiama rubare se lo usi nella piscina davanti agli altri. Vabbè, tanto ormai sono grandi fan. Se si bucano è colpa della pianta che è appuntita, la vedi? Io sono troppo bravo a fare i piani, quindi la pianta l'ha bucati. Ma in realtà siamo stati noi. Se non si bucano li abbiamo solo presi in prestito. Tra l'altro non chiedetemi perché, ma è l'unica piscina, almeno in cui sono stato io, che è riscaldata. No, in alcune dicono sì, è riscaldata, è... No, questa raga è acqua calda. Cioè ci sono tutti i buchetti in giro dove spruzzano l'acqua. Ah, questa è acqua calda. Raga, sembra di stare dentro una minestra. Stranamente abbiamo anche un bagnino che non dice niente. È lì tranquillo, ti fa fare qualsiasi cosa, anche se affoghi. Guardate che bravo, che persona onesta e di valore. Io sto lavorando, scusa, se permetti. Scusa, allora continuo a fare quello che devo fare. Grazie. Ciabatta cinese, perfettamente bilanciata, come tutto dovrebbe essere. Ed ecco a voi, Mister Olimpia 2019, che si esibisce in un fantastico tuffo. Ma è deficiente. Sembra che ti abbiano sparato. Dopo 3 anni consecutivi di Miss Balenottera abbiamo questo fisico prestante, affascinante, soleggiante. Prego, prego, faccia la passerella. Vabbè, diciamo che la camminata non è una delle migliori. Sabrina! Si lancia veramente? Dai che c'hai 2 cose di salvataggio incredibili. No, dai! Madonna! Tuffo! Che bello! Grazie. Fai vedere come nuoto subito bene? Non vale la tecnica cagnolino. No, la papera. Vai. Bene. Ma cosa vuol dire? Viece, dai. E dai, viece. Vai, vai. E viece, dai. Che schifo. Aspetta, amore, contiamo i passi di quanto è lunga la piscina. Allora. 1. 2. Che la mia è troppo alta. È lunghissima. Dovete indovinare chi sono. 3. Vabbè, poi fammi sapere domani, quando sei arrivata. 4. Sì, no, puoi buttare tutto sulle azioni, sì, del calcestruzz. Oh no, sta affogando! Si serve il bagnino! Ma cosa sta facendo? Perché corre come staglio e olio? Sì, ma sta morendo! Giulio, muoviti! Ma perché? Ma non è... Giulio, è là! Sta morendo, muoviti! Mi sa che è giunta l'ora di prendere in prestito i materassini. Oh my god. Amore, non è tuo. Lo so, è proprio questo il bello. Perfettamente bilanciato. Ma io sono Gesù! Penso che non ci sia nulla di più diseducativo del rubare dei materassini e correrci sopra. Non è vero. 3, 2, 1, via! È andata male, vero? Te l'ho detto che lo toccava solo.
con un dato punto. Io ho una teoria del fatto che questa piscina sia così calda. Secondo me ci mettono un dipendente dalle 6 del mattino a pisciarci dentro. A Giulio? Ah, sei tu? L'ho fatta due volte. No, Giulio, che scappa! Amore. Perché non sente nessuno, la sto facendo anche tutti. Come amore, dimmi amore. Ho scoperto perché in acqua cammina piano. Perché? Perché non hai le crocs. Ma dai. Ti faccio vedere come vado veloce con le crocs. Amore, ma non senti l'acqua più calda? Ma mi puoi dare le mie crocs? Stai pigiando, amore. No, assolutamente no. Che schifo. Non so che quando hai fatto la clip hai detto che stavi per pigiare. Cavolo, è troppo. Sei pronto a vedere come vado veloce? Fammi vedere quanto vai veloce. Vai là, Giulio. Mamma mia, ma sei più veloce della luce, io quasi non ti vedo. Ma dove sei? Ma voi la vedete Sabrina? Ti scivo. Ora vi faccio vedere una cosa che non avete mai visto. Che sono stupido. Voto al tuffo? 15. 15 su? 1500. Che schifo allora. Ragazzi, c'ho una strana creatura che si sta avvinghiando a me. Dove vuole andare a essere mitologico? Ciao amore, tutto bene? Ma più o meno. Niente, niente. No, all'ombra, no, all'ombra, tira di qua. Oh! No, 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 no. Piano. Amore, è successa una cosa terribile, fammi scendere. Esplosione. Comunque volevo dirvi che non serve andare dal parrucchiere per cambiare look, guardate. Sembra che è una ciotola. No, dai, amore. Ora posso fare il frate cappuccino. Giulio, fammi vedere che cosa hai imparato in tanti anni di palestra. Sei pronto? Vai. Posso fare la bandiera. Ah, sì? Ma, oddio, ma che muscoli c'hai? Ah, ma amore! È pazzesco! Pazzesco, ma... però, adesso. Allora basta, riposati. Sono uno squalo, mangio le gambe a Sabrina. Amore, ti faccio vedere una cosa bellissima. Questa è la cosa bellissima. Bomba! Rianimazione. L'animazione di farlo quando qualcuno è morto, no? Quando qualcuno sta benissimo e sta prendendo il sole. Mi stai lavando la faccia. Scusa, non è la parte giusta. Perché non lo fai a Giulio? Per amore, devo girare. Stai il costume, bene, ho scoperto che è al contrario. Amore, cosa stai facendo? Ma stai toccando il culo. Cosa stai facendo, amore? No, ma non è un separé, Giulio, non è un... Amore, ma che... No, milioni, ma... di visual. C'è Giulio che è scandalizzato perché viene toccato. Non sono mai stato così a contatto con una donna nuda in vita mia. E niente, dopo questa fantastica scena mi hanno tutti abbandonato. Sono tutti usciti, sono rimasto da solo. Quindi devo trovare un modo per divertirmi. Vediamo se riesco a fare due baschi sott'acqua, andare e tornare. Perché una volta facevo il bagnino e ci riuscivo. Quindi vediamo se sono ancora in forma. Ah sì, 100.000 like se non muoio. 3, 2, 1, via. Ce l'ho fatta! Adesso me ne faccio due volte. Vado avanti, vado indietro, vado avanti, vado indietro. In realtà forse muoio, però è per la scienza, no, bisogna non provare. Per la scienza, non morire che non ho voglia di trovare un'altra fidanzata. Al mio via dovrete fare quattro vasche sott'acqua. 3, 2, 1, via! Sono partiti. Ecco, vediamo Sasha che si presta a finire la prima vasca e Giulio che è morto dentro. La fa sugli ultimi 3 metri. Mamma mia. Amore, potrebbe esserci un problema. Gli dai una mano? Ho vinto. Penso sia morto. E lui ha perso. Sì, per forza è morto. Sei stato bravissimo. Stavo per morire, ma ho vinto. Per forza l'altro è morto. E dov'è il mio premio? Non c'era. Vabbè, me lo prendo io. Che schifo, amore. Ma ti sei anche preso i funghi probabilmente. Cosa state facendo? Sto cercando di ammazzarsi in tutti i modi. Amore, aiutami. Ma che problemi avete voi due? Giulio, fai l'autostop con i piedi. Che bravo. Anche voi siete capaci a fare. Oh raga, se riuscite mettete like con il piede. Devi indovinare che cosa faccio sott'acqua, okay? Hai un mimo? Sì. Lo scemo. Non sono ancora sott'acqua. Scusa. È facilissima. Uno con dei problemi. Ah, un pilota di Formula 1. Uno che guida la macchina. Uno che guida la macchina o un pilota di Formula 1. Bravo. Giulio, tocca a te, vieni.
che soffia. No, non ho iniziato. Uno con le Crix. Uno che va in bicicletta, facilissimo. Un uomo che va in bicicletta. Brava. Senza le Crix. Sì, ma dobbiamo farne una più difficile, Giulia, sono troppo facile. Ora hai imitato uno youtuber. Uno youtuber. Vai, uno youtuber. È facile ma anche difficile. È alla scrivania. Dorme. Uno che dorme tutto il giorno. Giulio! No! Non era Giulio? Scrivania e nanna. Assurdi. Bravo! Ah, io pensavo fossi tu perché dormi tutto il giorno. Perché addormenti. Ah, ok. Vai Giulio, tocca a te. Bravo. Uno che corre, uno youtuber che corre velocissimo. 2, 3. Flash 4, 5. La so, Giulia Penna! Uffa. E 70, 80, 90, 2000. No, uno youtuber che corre. Non stavo correndo, solo che cercavo di camminare. Dacci un indizio. Non abbiamo capito. Faccio rivedere. Ah, quindi sta camminando e non sta correndo. Nel frattempo fa 1, 2, 3, 4. Fa VJ. 5.000 iscritti. Non stiamo capendo. Amiche, non è facile. Dacci un indizio. È nei mezzo. Stephanie. Brava. Ah, ha contato i passi della piscina. Ci sono arrivata. Andiamo nel mio posto preferito di Rimini. C'è un ristorante. Esatto. Immaginavo. Andiamo, a dopo. Allora, l'idea che sta per fare gliel'ho data io, perché lui voleva fare Aladdin. E invece gli ho detto, ma ascolta amore, perché non metti tre materassini uno sopra l'altro, così c'è più aria e dovresti riuscire a stare in piedi. E mi ha detto, bella idea, grazie, ma tanto non ce la farà mai. Giulio, mi sa che devi tenere il tappeto volante. Io? Ciao. Ciao a tutti, bella ragazzi, sono Anima e io ce la faccio a fare il tappeto volante. 50 euro che non ce la fa. Mamma mia, mi prendo il pranzo gratis. Ti prendi il pranzo gratis. Mi devi 50 euro. C'è Giulio sotto, raga, la vedo molto male. Non rompergli l'osso del collo, ti prego. Poveri proprietari di questi materassini, vi chiedo scusa. Sembri un animale con dei problemi. Bravo. Ora vieni. Vieni con me. Ma non devo cantare, devo sorprendere. Attorno alla mia idea, la tua non fa schifo. Va bene. Ora vieni con me verso il mondo. Sono la principessa delle scimmie. Sono la principessa delle scimmie. Ciao frate Anima. Sabrina mi ha messo i lavori forzati. Devo sistemare tutti i materassini a posto. Comunque ho sempre sognato di avere una piscina tutta per me. Quasi quasi la stanza dei gatti la facciamo in terrazzo e al posto della stanza dei gatti ci mettiamo un idromassaggio piscina gigantesco. Una stanza che diventa una spa. Prima di andare via, visto che è stato un video molto stupido e ignorante, vi insegno una roba che mi hanno veramente insegnato al bagnino. Che nel caso aveste paura di tuffarvi, andare in acqua, questo modo di tuffarsi non vi fa andare, diciamo, tanto sott'acqua, ok? Immaginatevi che se vi tuffate a piedi uniti così, sprofondate, no? Se invece voi le vi lanciate con le braccia larghe e in spaccata, quindi entrando con un piede come se volessi fare un passo più lungo della tua gamba, lunghissimo così, succede questo. Ora il fatto che abbia toccato mi ha aiutato perché la piscina è bassa. Però entrerete pochissimo con la faccia e non sprofondete. Anima, geo e geo, insegnamento, finisce qua. Andiamo a mangiare perché ho famissimo. Animali animali, direi che questo video può concludersi qua. Spero vi sia piaciuto. Arriveranno altri video dal mare sicuramente in questa caldissima estate. Come sempre vi potete iscrivere al centro, guardare altri video bellissimi video lati. E noi ci si becca ad un prossimo video. Stay angry, stay animals. Ciao.